Amici di Mountain Bike Mag, buongiorno, siamo qui con Mister Max Curio. Ciao a tutti. E il buon Fabio. Com'è il percorso? Il percorso è molto divertente, veloce, poi c'è dentro anche una buona dose di tecnica perché ci sono degli ostacoli su una, quasi su un discesino. Dai, andiamo a vederlo. Pronti? Partenza, andiamo. Allacciamo il casco. Ma sì, il casco optional. Andiamo. Come vedete, Mister Max Curio partecipa con una mountain bike a questa gara. Questo qua è il rettilineo di partenza. Guardate, faccio giusto vedere la velocità di partenza. Qua i più scalmanati partiranno a ritmi abbastanza alternativi. E subito che si parte con una salita spezza gambe. Ricordiamo, siamo con una bici da ciclocross in un percorso abbastanza tecnico, guidato, ma comunque è una disciplina in cui bisogna pedalare adesso. Poi andiamo in un breve tratto discesa, cioè discesa per modo di dire, mi mancano i freni a disco, va bene così. Sabbia. E poi adesso aspettiamo il Max. Qua è un falso piano, sali e scendi, ma proprio leggero, ma sono i tipici che ti spezza le gambe. Giri, curva, 50 metri. Qua anche è molto importante prendere le larghe e stringerle proprio un enduro, il senso della rotondità della curva paga. Cioè devi rilanciare meno, non dico che vada sola, ma quasi. Quindi largo chiudi. Largo chiudi e la fai scorrere. Tanti stradisti o comunque chi non proviene da discipline in cui serve guidare la bici non hanno ben presente questo concetto. Adesso qua ci ritroviamo con due ostacoli in discesa che non ho capito se si possono fare in bici o seppure si possono fare, bisogna farli a piedi. Lui per esempio li ha saltati, lui ha saltati a piedi. Si riprende un po' a guidare. Dentro in teoria, se no si rischia di far gol fa lui che butta via secondi proprio per aver sbagliato la traiettoria, e dopo avete visto come dovuto rilanciare l'azione per, cioè, su tutti i watt spesi inutilmente, mentre se si entrava pulito in curva era più facile. Sta di fatto a tenervi. Corri su strada te, eh? Io no. No, meglio. Ciao. Io buon se pedalano qua dentro. Infatti qua si guida rotondi. Qua guardate come li rilancia. Che gamba. Bene, la sezione più divertente per quanto mi riguarda è finita. Adesso è molto bella per chi ha gamba e per chi gli piace guidare in salita. Di che va, guardate come sprinta quel ragazzo, ha tanta di quella
potenza allenamento. Dai, bene. Eccoci. Qua in questo circuito si faranno circa 6-7 giri, o ancora se così, altro che una PS d'enduro. Qua è peggio della megawatt. Ecco, qua arriviamo anche nell'area tecnica. Ricordiamo che per chi ha problemi può cambiare la bici qua ai box, quindi se uno fora per esempio può giungere fino a quell'area in cui può cambiare una bici, se è una bici di riserva, il muletto, e continuare la gara con l'altra bici o semplicemente cambiare la ruota. Qua idem, anche se in salita si allarga, sempre il solito discorso di guida, la rotondità paga sempre, soprattutto qua che se uno non ha troppi watt nelle gambe è meglio proprio che gioca anche l'astuzia di guida, se no non vai avanti, a meno che ti chiami Vanderpool, scusatemi. Guida in anticipo, proprio come l'enduro, vai su e via, quindi tagliare curva. C'è subito un passaggio da ricordarsi, sennò si arriva via lunghi, e quindi di nuovo a guidare e spingere come dei dannati. Ale. E comunque sembra vicino all'arrivo, manca ancora tanto a causa di questi grigori, e ho l'impressione di essere ubriaco, talmente c'è, entra esci. Ricordo che siamo al ciclocross amatoriale di Moncrivello, organizzato dall'Intexine. Qua si sale, poi si riscende. Qua non ho la gamba per saltarli, salto giù, faccio via piedi e mi avvio verso l'arrivo. Cioè, è massacrante questa disciplina, fiori. Qua attenzione, è un attimo volare in terra con queste gommine qua, ho delle gommine veramente piccole, e qua arriviamo sul rettilineo d'arrivo, ci cioè, sono le prove, sono già finito, sono curioso di vedere come sarà il report a fine gara. Ragazzi, questa era Rustic Race Insider. Ci vediamo dopo. Da Moncrivello è tutto.